TG Web San Severo TV. Non perdere il filo della notizia. Attenzione alle truffe. E questo l'allarme lanciato dal presidente del Movimento Consumatori di Capitanata, Bruno Maizzi, che ha accolto nei giorni scorsi diverse segnalazioni di sanseveresi che lamentano la presenza di un uomo che, con la scusa di essere del Comitato Cattolico, tenterebbe di entrare nelle case degli anziani. L'uomo, dal racconto di alcuni cittadini, comunica agli anziani di dover consegnare un pacco o una busta personalmente. A far pensare ad una presunta truffa il dileguarsi dello stesso quando scopre che in casa ci sono i figli delle vittime. Dal Movimento Consumatori invitano comunque i sanseveresi, specie gli anziani, a non aprire gli sconosciuti. Ripristini stradali non effettuati a dovere che contribuiscono a rendere sempre più dissestate le strade cittadine. A chiedere una commissione di indagine che faccia luce sui ripristini che avvengono dopo i lavori effettuati nel sottosuolo da parte di aziende private, il capogruppo della Democrazia Cristiana Fernando Caposiena. Perché i cittadini, quando chiedono un allacciamento, sia esso il gas, elettrico, pagano, e se pagano loro hanno il dovere di ripristinarlo secondo regole d'arte. Come pure ci stiamo impegnando per verificare tutti gli spazi occupati da queste società, gli spazi pubblici, perché devono pagare il suolo pubblico. Abbiamo, ripeto, la necessità di fare e di organizzare i servizi a favore del cittadino, a favore delle casse comunali, perché non è più immaginabile di continuare a gestire o a permettere a questi signori di utilizzare il patrimonio comune e utilizzarlo a proprio uso e consumo. Frutterà 440.000 euro la vendita dell'immobile mostra mercato alle casse comunali, ad annunciarlo il dirigente dell'area patrimoniale Livio Caiozzi, che ha portato a termine la vendita del bene. Una sola l'offerta pervenuta per la struttura della zona PIP, che costata 900 milioni di vecchie lire, non è mai entrata in funzione ed è stata ben presto presa di mira dai soliti vandali. Niente più dissuasori fissi nella ZTL, a deciderlo la quinta commissione consiliare presieduta dal consigliere Fernando Ciliberti. Nella quinta commissione da me presieduta è stato deciso, dopo un incontro con alcuni tecnici, di togliere alcuni paletti fissi, quelli che non ostacolano il percorso della ZTL, e rimuoverli sia da un punto di vista di fastidio per i cittadini, quindi residenti, e per gli operatori commerciali, sia per dar modo anche alle forze dell'ordine, vigili del fuoco, cioè tutti quelli che sono i mezzi che devono intervenire con urgenza all'autoambulanza, di poter accedere più facilmente alla zona ZTL. In seguito abbiamo anche deciso di rimuovere gli altri piloni della ZTL sostituendoli con i pilomat mobili. Questo lo possiamo fare grazie ai proventi che ci pervengono dalle multe, e quindi abbiamo previsto di dare la possibilità anche lì ai residenti e ai cittadini di fornirli di un telecomando, in modo che possono utilizzare questo telecomando per questi pilomat. Non solo aperture straordinarie, ma anche aiuti al commercio per superare il difficile momento di crisi. E questo l'invito rivolto all'amministrazione comunale da molti commercianti della città. Dagli esercenti la proposta di agevolare con meno tasse e meno tributi il commercio, benefici che si riverserebbero di conseguenza anche sui clienti. Vincere. E questo l'imperativo che regna in casa cestistica San Severo. La squadra di coach Franco Ciani è ultima nella classifica di Lega 2, con un impietoso 0 alla casella dei punti, dopo aver perso le prime 5 giornate di campionato. Domenica al Pala Castellana giungerà il Ferrara, che appena domenica scorsa ha conquistato i suoi primi 2 punti della stagione in casa con il Verona. Una ghiotta occasione quindi per i neri di risalire la china. Thank you.